Dopo la morte di Gesù, probabilmente intorno al 30 d.C., il suo insegnamento fu diffuso dai suoi seguaci, gli apostoli. La loro predicazione si allargò oltre i confini della Palestina. Ben presto essi stabilirono contatti con le comunità ebraiche in Oriente e in Egitto e portarono il cristianesimo a Damasco, a Pergamo, a Corinto, ad Alessandria e ad Antiochia, città della Siria settentrionale, dove i seguaci di Cristo furono chiamati per la prima volta cristiani. Nel 40 d.C. ai 12 apostoli si unì Paolo di Tarso, un ebreo cittadino romano, dapprima avversario dei cristiani, poi convertitosi alla nuova religione. Egli compì un'opera straordinaria nel conciliare il nuovo messaggio di Gesù con la tradizione delle culture ebraica e greco-romana. Paolo intraprese una serie di viaggi che lo portarono a fondare comunità cristiane in molte città della Siria, dell'Asia Minore e della Grecia, nonché nella stessa Roma, dove infine venne condannato a morte verso il 60 d.C. Agli inizi, il cristianesimo fu un fenomeno pressoché esclusivo della parte orientale dell'impero. Con la predicazione di Paolo, la nuova religione cominciò a mettere radici anche in Occidente.